Questa è la pezza di Cash. Incerottata, rattoppata, ma ancora viva. Imprudente e capriccioso, dispettoso, restia a volersi fare inclinare e massacrare, andare avanti. Pezza di Cash che corre, corre e corre, scivola via per vicoli e gradini, per salite e discese, lanciata, spostata e poi coccolata, lisciata, e come bella donna tra le donne si mostra ora timida, ora irruenta, baldanzosa, capricciosa, dispettosa, come più di una bella donna, contornata poi, questo sì, da belle donne. Pezza di Cash 2020, riuscita come meglio non si poteva, in una giornata con un tiepido sole invernale. La piazza si è animata come mai e in questa volta sono comparse alcune maschere e la competizione si è retta su un equilibrio tutto sommato accettato da entrambe le squadre. Maria Luisa, affacciati! Prego, ci sono! Resteremo nella storia! La squadra verde, capitanata da Carmen, sempre attenta che l'evento si svolgesse nel segno di un minimo di tradizione. E la squadra rossa, capitanata dalla vulcanica Franca, elemento provocatore, diciamo così, che ha cercato invece di far sì che non ci si annoiasse, lanciando la pietra e nascondendo la mano, per ridere e scherzare, perché a carnevale ogni scherzo vale. Pezza di Cash donna, che si è svolto su un fair play e sulla cortesia, lati opposti dello schiamazzo inscenato invece dalla pezza di Cash uomini, ma che è proprio questo a rendere bello anche la pezza di Cash femminile. Perché in questo evento si riporta appunto la gentilezza femminile, il lato romantico della donna, non già come segno di debolezza, bensì come attrattiva del gentil sesso. Non segnare, non segnare! Non segnare! Ha tirato oltre il segno, ragazzi! Ma che si è messa dietro? Glielo ho detto io di mettersi dietro! Ma va bene, arbitro!
Arbitro. No, no. C'aveva il piede qua. Arbitro, non è vero. Arbitro. Angelo, rivediamo. Angelo, rivediamo. Pezza di calcio che non fa sconti però, e dopo un po' fiacca la forza, annebbia la vista, e chi l'abbandanza anche delle più accanite guerriere si placa, specie poi dopo un succoso e gustoso intermezzo di dolci. Tradizione allora rispettata, nel segno dell'amicizia e del piacere di godere di essa, valori rafforzati e coesione di intenti che hanno portato infine, seppur rattoppata e incerottata, hanno portato la pezza de cascia a baciare l'andutta. E le strilla di gioia sono esplose, sia dalla squadra rossa che da quella verde. Tradizione rispettata, minchia pura, e gioia di aver suggellato ancora una volta con questo antico rito un carnevale che si avvia al termine. Ma chi guardiamo? Urlate all'andutta! Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro
saluto il vostro angelo.